Eppure tu mi chiederai di illuderti tra i petali gialli di quei cespugli verdi sbocciati ieri nel bosco delle nebbie dense, un di rifugio per il nostro amore. Eppure tu ti mostrerai distesa sul tuo divano verde accanto al caldo fuoco. Ti cerco, ti aspetto, ti sfido. Occupami la mente e tutte le passioni, ma tu offendimi con alve boreali e poi sussurrami di tuoni di tempeste, ma tu affondami in nuvole di abbracci e poi ritrovami nelle bugie dei sogni. Il tuo destino è detto, il mio destino è udirlo, ma tu abbracciami e coprimi, ma poi stringimi e narrami e ignorami, ma tu conducimi in una favola sognata e poi riportami nella realtà del mondo. La mia vita da sempre, la mia vita è per te. Tu mi spingerai a rompere la porta rossa dalla cornice verde, a guardia del tuo letto caldo e vellutato, un di rifugio per il nostro amore. Eppure tu mi incanterai col tuo dilemma penna verde, qui tutto niente, scarabocchiato ieri sul fronte dello scrigno, dove il mistero, la tua complicità. Ma tu offendimi con alve boreali e poi sussurrami di tuoni di tempeste, ma tu affondami in nuvole di abbracci e poi ritrovami nelle bugie dei sogni. Il tuo destino è detto, il mio destino è dirlo, ma tu abbracciami e scoprimi e coprimi e poi stringimi e narrami e ignorami, ma tu conducimi in una favola sognata e poi riportami nella realtà del mondo. La mia vita da sempre, la mia vita è per te. Io sono. Chi sei? Come ti chiami? Cosa fai? Ah, io faccio il falegname. Faccio il fatto di falegname, hobby pitturo. E mi chiamo Walter. Cosa devo dirti adesso? Mi devi dire come ti chiami, che cosa fai? Da quanti anni dipingi? Dipingo da quando ero piccolo. E... Walter è come? Walter e basta. Maggi. Maggi? Maggi, sì. Quando ero piccolo e dopo ho lavorato, adesso in pensione dipingo ancora. Non uso la tavolozza, lavoro diretto sul legno. Dopo vediamo i tuoi lavori. Perché dopo. Non posso usare la tela facendo questo lavoro. Non può usare la tela, perché la tela molleggia e il colore non riesco a lavorarlo. Perché io prendo il colore dal tubetto, lo porto sul quadro, senza usare questa non la uso, dal tubetto vado al quadro, il colore viene così. I colori si sviluppano sul quadro. Sì. Metti da quest'altro lato, se no vado contro luce, è così bravo. Ce n'è un altro là dentro. Questi sono i fiori. Ce n'è un altro. Eccovi qua. Questo qua. Questo.
Aspetta fino. Sì, sì, mi metto la moto giù lì, se no non riesce a inquadrare. Ma questo c'è la luce che non viene, viene il riflesso di quello lì, dovete provare a metterlo a terra, vediamo un po'. Ecco, forse qui va bene, sì, qua va meglio. Molto bene. Vedi che i colori sono là, messi là. Molto bene. I colori sono lavorati sul quadro. Prova, prova anche a toccarlo, vedi che tutto il colore è messo qua e tutto in rialzo il colore. È una tecnica che usano in pochi questa, perché tutti fanno lavori in un altro modo. Prendo il filo che c'è la macchina. Qua sotto vanno proprio bene, vedi? Le hawaiane, tutte le hawaiane. Ah, la puoi pigliare una, la metti qua giù. Questa è bella da prendere. Questa è una ragazzina povera che ha niente, però sulla polvere, non tirarlo via. È una ragazzina povera che ha niente, ha due palloncini, ha neanche i vestiti da vestirsi, vede che non ha i vestiti, non ha niente. No, qua non ti vede bene, lo devi mettere lì. Si sta... Sì. Sta succhiando un dito, c'ha niente sta ragazzina. Questo qua è triste. Vedi che è triste, poverina. C'ha proprio niente, tre palloncini. C'ho tre palloncini e basta. E una pittura un po'. Una e invece quell'altra, no? Quelle un po' diversa, sì. Quelle lì non sono tristi, quelle lì. No, quella lì sta uccidendo i pidocchi. Quella lì è contenta, perché ha trovato i pidocchi, che sta mangiando le carpette di pidocchi. Come? Vedi, è tutta contenta. Sembra una vaiana, non sì, la vaiana, là, l'altra là. E pure l'altra, là, pure quell'altra lì. C'è pure... Là, sì, quella là, c'è cioè, in giro un po' la faccia la birichina. E c'ha pure il resto della birichina. Sì, birichina, là un'altra, quella appena fatta fresca. Ti piacciono le donnine così, eh? Vedi, se uno ti piacciono le donnine così. Mi piacciono le donnine, ma io facevo anche dei nudi, ma dopo le mie donne, ma non se ne danno. Le tue donne, perché sono le donne che ti comandano. Non mi lasciano più fare i nudi. Comandano le donne in casa tua? Sì, no, comandano. E allora, perché non prepara... Adesso ultimamente faccio le farfalle... E dimmi un'altra cosa. Che le farfalle? No, ma dopo... Mia, lascia stare un po'. Questa qua, per esempio, non sono solo donnine nude queste qua. E tirala un po' giù, una di quella, vai. Non si può tirare, perché non c'è di quel domicilio fino a lì. Non c'è arrivo. Penso che la macchina giù, ma... Vediamo un po' se... non è legato. Vabbè. Dopo lo faccio con un altro. E chi sarebbero le tue donne? Fammi capire. Chi sono? Questo chi sono? Chi sono? La moglie, questo qua. Vabbè, queste piacciono alle tue donne perché si mangiano. Sì, non se ne fregano di queste. Ho visto che pure lì so ci sono un po' di nature morte, un po' di sì, bottiglie. Un po' di bottiglie. E mi dicevi che viene a Ischia tu ogni tanto? Sì. È vero? Parlami un po' dei tuoi viaggi a Ischia adesso, vai. Raccontami un po' le tue esperienze di Ischia. A Ischia? Innanzitutto di dove sei, perché gli spettatori non lo sanno di chi stiamo parlando. Tu sei di? Sono di Urginati. Di? Qua. Sì, ma loro non lo sanno che io sono qua. No, sono di Radio Ischia, dopo della Radio Ischia. Capisci? Quando mando questo qui in onda, no? Le persone non sanno che io sono dove? A Urginati. Urginati, provincia di Lecco, dove c'è Manzoni Promessi Sposi. Ah, e tu sei un falegname di Urginati, provincia di Lecco, che dipinge e che viene spesso a Ischia. Dove vai a Ischia? Vado a Furio, Punta del Sole. Ti piace Ischia? Sì, no, io andiamo ancora, con la Noventura ancora. Eh? La Noventura andiamo ancora, tutti gli anni andiamo. Quando vai? Che periodo? A giugno. Per le terme, che fai? No, così. Così, per vacanza? Cosa ti piace di Ischia in particolare? Ischia è bella tutta, non c'è niente di brutto. Vabbè. Tutto bello. Anche le persone che si parla sono compiacenti, riesci a parlare. No, Ischia è bello, mi piace. Ho provato una volta ad andare, adesso vado sempre. Siamo contenti di questo. Allora noi ti salutiamo, ti facciamo tanti auguri per il tuo lavoro e ti inviteremo a guardare queste cose.
che trasmetteremo su qualche emittente. Ci vede, vedi come sono facile. Sì, sì. Ma qua non si vede, c'è il riflesso, me lo devi mettere qui, guarda, qua vedi.